Giulio e tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con Luca che vi ha seguito durante tutto il mese scorso. A questo giro con che decklist? Weather Paint. Io non le porto serie, sia chiaro. Ok, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Justo, il mio sponsor per l'acquisto di prodotto coreano. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, no, cazzo di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, il resto è tutto fallimentare. Trovate il link del mio Instagram, sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare. Detto questo, vai, non ti fermo. Partiamo dalla prima premessa, ovvero che il mazzo non è forte, come penso quasi tutto quello che ho portato qui, perché fare le decklist serie a me non piace e Cappello è contento che gli porto le cose stupide, quindi... Cosa fa il mazzo? Cosa vuole fare il mazzo? Vuole controllare. Controllare cosa? Cominciamo, la carta più forte del mazzo, seconda carta più forte del mazzo, la più forte è la terreno. No, questo è il main starter del mazzo, su normal, allora, il mazzo ha delle meccaniche abbastanza particolari, è il motivo per cui mi piace. Non l'ho, l'ho giocato tipo per una settimana, non è forte, però è molto divertente, questo è in dubbio. E su normal attiva una magia o trappola weather da mazzo, e poi come tutti i mostri weather painter ha l'effetto di rientrare quando è stata bandita per effetto di una carta weather. Cosa vuol dire? Adesso ci arriviamo. Intanto sappiate che tutti i mostri painter hanno questo effetto e lei è la più forte. Trapper di cloud, questo coso costa un botto perché è una stampa di tipo 5 anni fa, 4 non ricordo, troppi anni fa. E quando vedo una carta meteorologico lasciare il terreno e andare al cimitero, targeti due magie trappole weather nel cimitero e le risetti sul terreno. È il secondo più forte a tutti gli effetti, anche perché il mazzo ha due nomi decenti, uno e due, non ha altri nomi decenti il mazzo. Gli altri li giochi per il semplice fatto che altrimenti non giocheresti i nomi, e per giocare il mazzo servono i nomi. Thunder non fa schifo, è solo molto situazionale. Puoi mandare al cimitero una magia trappola weather che hai scoperto sul terreno per attivarne un'altra da mazzo. Può tornare utile, però non starta, il mazzo non starta. C'è questo piccolo problema, no? Il mazzo non riesce a startare, fa una fatica boia a startare. Se starti, boh, qualcosa fai. Ah, sì, non l'ho detto, ma sia uno che due, come dicevo prima, hanno l'effetto di rientrare quando vengono banditi per effetto di una carta weather. Mono della livello 6. Questa, quando viene normalata, sia chiaro, solo normalata, perché altrimenti era troppo semplice, no? Attiva una magia o trappola weather da mano, deck o cimitero. Questo è il motivo esclusivo per cui si gioca, perché l'attiva al cimitero è uno dei pochi modi per recuperare, insieme a Cloud, per recuperare le magie del cimitero. Ha anche un altro effetto molto simpatico, ovvero quello di proteggere le vostre magie trappola weather, le rende intargettabili e indistruttibili, comodo, e è un brick, non la volete vedere, però è utile. Anche lei ha l'effetto di ritornare quando va bandita per effetto di carta weather. Ora, la carta più forte del mazzo, a tutti gli effetti, la terreno, uscita l'anno scorso. Questa cosa, quando l'attivi, ti piazza una magia trappola weather da deck scoperta e ti fa fare una normal in più al turno di mostro weather, sempre, figuriamoci se... E potete usare le magie trappole weather per linkare, ovviamente solo per fare link weather, perché sì, qui andiamo a rilento come al solito. Ovviamente ci aggiungiamo la terraforming, perché questa carta la volete vedere, sempre comunque. Se partite di Leia Snow, bene o male qualcosa fate. Il problema è che dovete partire specificamente di Leia Snow, altrimenti non combinate un cazzo. Che altro cazzo di terreno ci metto? Ci metto Kashtira, Kashtira. E metti quella di Zefra, così non può attivare la terreno. Passiamo alle magie weather. Questa è l'unica decente. La, ovviamente, Snow, la tela di Snow è la più forte, perché ogni magia ha un mostro di weather sopra. Quella di Snow è la più forte. Cosa succede? In pratica tutte le magie e le trappole loro, sono queste, tutte quelle che giochiamo, poche, fanno anche schifo oltre a essere poche, tutte quante danno effetti ai mostri che si trovano nella colonna in cui sono e in quella adiacenti. Che significa? Che se voi ce l'avete qua, i mostri che prendono l'effetto sono 1, 2 e 3. Così, andiamo dietro la telecamera, vabbè, non fa niente. Così, questi tre prendono l'effetto. Sì, vabbè, c'è un frammento di carta dietro, non c'è niente. Ovviamente l'effetto varia in base alla carta. Come dicevo, questa è la migliore per il semplice fatto che dà l'effetto di bandirsi per addare carta weather qualsiasi, compresa da terreno, cosa buona e giusta. Il problema è che dopo che avete aggiunto di questo non potete aggiungere dal deck alla mano per tutto il resto del turno, perché ovviamente diamo limitazioni agli archetipi di merda, perché così quelli già rotti possono diventare più rotti. La tela di Cloud non è forte, ma giocare 6 tele era veramente troppo poco, dovevo mettere la settima. Questa roba bandisce un mostro per dimezzare, cioè dà effetto di bandire un mostro per far dimezzare l'attacco di un mostro in campo, però può farlo attaccare direttamente. Non è forte, non serve, ma come dicevo mi servivano più tele, perché altrimenti non andavo da nessuna parte. E quella di Rain, noi non la giochiamo perché Rain e Sun sono veramente pessimi, non si possono vedere veramente. Questa dà l'effetto di bandirsi per bouncare una magia o una trappola. Questa è forte, è utile nei matchup specifici. C'è da dire che questo mazzo prende il cazzo da qualsiasi cosa, rompe il culo e contro per qualche motivo. Se non ti chiude in 2
due turni probabilmente vinci. Il problema è che ti chiudono in due turni, perché Yu-Gi-Oh! Adesso funziona così. Quindi ciao. Avanti con le trappole. La nome, Rainbow. Questa come le altre dà effetti 1, 2, 3. Potete rimuovere il mostro per specialare un mostro wider da mazzo. Però non potete più specialare dal mazzo per il resto del turno. Limitazioni inutili a mazzi. Ok. Questa è decente. Questo è l'unico motivo per cui il mazzo sopravvive ai grand game. Quando un mostro wider combatte, ovviamente sempre stesso discorso, se è qui da effetto qui, qui e qui. Quando un mostro wider combatte, potete rimuoverlo per bouncare il mostro contro cui sta combattendo prima della damage step. Forte, è rimozione assoluta, avrebbe praticamente qualsiasi cosa tranne gli unaffected, quindi sì. Allora, carta di consistenza. Ovviamente giochiamo 3 prosperity. Potevano tranquillamente anche essere 3 extravagance, però, cioè, all'inizio giocavo 3 extravagance. È successo 2 duelli di fila che mi sono bandito 3 del link forte, ho mandato a fanculo, ho messo prosperity. Comunque si può giocare anche extravagance, cioè, è difficile che succeda. Small World, perché ci piace la consistenza. Sia questi che questi, in realtà prosperity, questa la sostituirei con extravagance se dovessi andare cheap. Questa la sostituirei con P-Race, perché a differenza di P-Race non ti fa il menu in mano, e siamo d'accordo. Però perdere metà dei life points spesso e volentieri pesa un bel po'. È successo più volte che ho perso, perché per metà dei life points che mi ha perso P-Race hanno perso la partita e quindi non sono riuscito ad andare avanti. Questo mazzo vuole grindare, non fa niente, torno 1 assolutamente. Consistenza, olè. E indoviniamo un po'. Avanti con le Entrap, Bridge Small World, Entrap. Come dicevo, bisogna sopravvivere. Di conseguenza, vabbè, questa Bridge Small World da tutto. A parte che tutti quanti bridgeano da tutto, perché sono tutti quanti di tipi attributi diversi, tranne Aurora, che è quella, no, è Aurora Dark, e sono tutti attributi diversi, attacco e difesa diversi, giusti livelli sono uguali, quindi puricare è necessaria. Può diventare, non so se c'è un altro bridge generico a parte Kurikara. Araldino, ma non può dare Thunder. Non lo so, onestamente è la migliore che ho trovato, detto in maniera chiara, perché sono tutti Fata. C'è da trovare un mostro Fata a livello 1 che non ha attacco e difesa in comune con nessuno, e Kurikara era la cosa più scontata. E Shifter, perché il mazzo non viene disturbato neanche lontanamente da Shifter. Ovviamente le altre non ve le spiego neanche, queste sono entrap generiche 1, 2, 3 proprio. Shifter, il mazzo non viene disturbato da Shifter, perché tanto tutte le carte si bandiscono per fare effetti. Le carte si bandiscono di costo, quindi è veramente difficile entrappare questo mazzo. Questa è una delle cose buone che ha. L'unica cosa per cui Shifter è veramente fastidioso per il mazzo, c'è una singola interazione che effettivamente dà fastidio, è Cloud. Questo cosa deve vedere le carte andare al cimitero per rimettere le magie dal cimitero sul terreno, e in questo caso con Shifter non può farlo. Però è, cioè, così poco, cioè, preferite risolvere Shifter, siamo chiari. Shifter, se vedete Shifter tutto bene, se non vedete Shifter preparatevi a perdere malissimo, perché probabilmente succederà. Avanti con l'extra, 3 della link forte. Questa è una carta forte effettivamente, solo che non arrivate a farla perché morite prima. Allora, si fa con 3 mostri meteorologico, e grazie alla terreno potete fare anche con le magie, con le trappole meteorologico. Allora, di per sé lei è un negate summon. Quando è evocata Link, quando è sul terreno evocata Link, può attributarsi per annullare una summon di special, mi pare, non vorrei dire boiate, però sì, di special, anche di uno più mostri. Quindi se per sbaglio qualcuno pendola tanti mostri, voi la tributate e le ammazzate tutte. Lei fa come le magie, le trappole, ovvero dà effetto a quelle a cui punta, cioè così, dà effetto a 1, 2, 3, li fa diventare dei omni-negate. Come le magie, le trappole, i mostri che si trovano qui in queste zone qua si bandiscono per farmi negate. Che significa che se voi con questo mazzo riuscite a sopravvivere almeno un paio di turni, cioè fate turno 1, non fate una mazza, ok? Se turno 3 riuscite a cominciare a setappare qualcosa, voi arrivate ad avere 3 omni negate ogni singolo turno. Perché ovviamente tutti i weather tornano durante la standby phase. Questa cosa non l'ho detta, vero? I weather quando si bandiscono poi tornano durante la standby phase. Il problema è che non ci si arriva, perché se si arrivasse effettivamente il mazzo sarebbe anche abbastanza competente nel fare le cose, ma non ci riesce, non ce la fa. Non è possibile proprio. Io non so perché effettivamente l'abbiano fatta. Cioè, davvero non vedo motivo di fare questa al posto di quell'altra. Non lo vedo. La giochi perché l'extra è letteralmente una banda di carte a caso che hai lì come target di prosperity, non serve ad altro. L'unica carta che usi effettivamente è Access Code, perché una di loro due più uno fa Access Code e quindi chiudi. Se arrivi abbastanza lontano da arrivare a fare Access Code, ma anche lì è abbastanza difficile. Comunque, ecco cosa succede. Quando viene evocata specialmente, puoi specialare un tuo mostro wider bandito. Parlando un attimo seriamente, se fosse stata una Link 2 sarebbe stata fortissima. Così non fa veramente niente, perché anche caso non si vedesse è una Link 3. Allora, l'effetto che dà ai mostri a cui punta, perché anche lei come quell'altra dà un effetto ai mostri a cui punta, è di bandirsi per bandire un mostro dell'avversario fino all'end phase, no, fino alla standby phase del prossimo turno. Chiedo scusa. Il problema è che perché fare questa quando puoi fare quell'altra? Ha anche un altro effetto: quando viene spaccata potete specialare una Rainbow dall'extra. Il problema è che la Rainbow specialata non ha l'effetto perché deve essere evocata Link, quindi cioè non ha l'effetto di tributarsi per annullare summon. Quindi è qui perché è bella esteticamente, non perché effettivamente sia forte. È un solo Link questo mazzo ed è lei. Poi avanti con le carte completamente a caso, non servono a niente, ma le giochiamo perché boh, faceva brutto non giocare altre carte di extra quando hai prosperity.
Win, perché? Perché Cloud è vento, quindi boh, magari succede. Lina, perché? Perché Thunder è luce, quindi boh, magari succede. Phoenix, perché non lo so, così, link generico. Unicorno, perché che fai, non giochi Nightmare? Tanto lo giocherò ancora, questo si giocherà ancora per 3 settimane, poi esce Little Night, quindi sfruttiamolo finché dura, poverino. The Roblox, ancora con l'infancesa, tra l'altro, non lo cambierò mai, probabilmente, almeno a me rimarrà qui. Niente, non serve a niente, lo bando bandito 100% delle volte. Avramax, lui ogni tanto capita di farlo, perché boh, ignorante Avramax. E tipo Avramax, non sei contro Mirror Jade, però. Apolluso, non la fai mai, però... Detto, qualcosa devo giocare nell'extra, tanto vale che lo gioco. Access Code, questo è l'unico che effettivamente ti capita di fare per chiudere le partite. Il mazzo non ha bisogno di pushare, perché ripeto, nel momento in cui setuppi sei inarrestabile. 3 omni negate a turno, si passa, è buona fortuna. L'unico ult, Goddess, perché... autiamo i grossoni. Sì, il problema è che quando cazzo li metti 3 body per autare i grossoni con sto mazzo? Vai! Breaksword, perché ogni tanto capita di dover buttare giù cose, quindi Breaksword. XS3, sfruttiamoli. E poi arriva... c'è anche, è volato un Itzol magicamente sul field, ma questo è il prossimo mazzo che devo fare dopo. Niente, questo è il mazzo. E... non lo so... il mazzo è stupendo, ma è vergognosamente brutto, quindi così. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento se volete, oltre Weather Painter, anche Vulcanic. È difficile da dire, so sì. Che sono molto d'accordo. Se volete Vulcanic fatecelo sapere qua sotto con un commento, se non ce lo farete, il video esce comunque perché lo registreremo tra tipo 5 minuti. Ma neanche. Detto questo ragazzi, state easy e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.